Tragedia a Lignano, una bagnante triestina di 71 anni è morta in mare. La donna, forse colta da un malore, non ce l'ha fatta nonostante i tempestivi soccorsi. L'aggressore che ha coltellato l'addome e il turisino 27enne in piazza Perugino a Trieste, alle ore contate, l'uomo nel mirino della questura che sta completando gli accertamenti. Nessun accoltellamento a San Giacomo, nessuna banda di serbi in azione. L'operaio triestino 48enne si sarebbe ferito da solo cercando di entrare in un cantiere. Bambina inglese di 5 anni investita sulle strisce pedonali a Muggia al Molo T nella serata di ieri, la piccola turista ora è ricoverata al Burlo. È rimasta incastrata sotto i pontili di Porto San Rocco a Muggia, una balena morta di circa 10 metri di lunghezza recuperata nel corso del pomeriggio. La segnaletica orizzontale di via della raffineria è incompleta, l'assessore Babuder stronca il caos e la ridda di ipotesi generati sui social, manca infatti lo spazio destinato ai parcheggi in linea. Crescita esponenziale dei passeggeri per l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, che a fine anno potrebbe battere tutti i record storici. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Tragedia in mare a Lignano, una donna triestina di 71 anni è morta, non ce l'ha fatta, probabilmente a causa di un arresto cardiaco. Tempestivi peraltro i soccorsi con l'ambulanza e anche l'elicottero, ma davvero non c'era più nulla da fare, il servizio. Stava nuotando in mare quando all'improvviso ha avuto un malore e ha iniziato ad annaspare. È riuscita a tornare alla riva, ma l'esito della vicenda è stato il peggiore. Una donna triestina di 71 anni è morta nel primo pomeriggio alla spiaggia di Lignano Sabbiadoro all'altezza della torretta 7. A determinare il decesso, con tutta probabilità, un arresto cardiaco. Il malore ha colto la donna proprio mentre stava nuotando verso la riva. I bagnanti si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno telefonato ai soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 con l'ambulanza, è stato attivato anche l'elicottero per garantire un veloce trasporto all'ospedale, sulla spiaggia anche i carabinieri. I soccorritori hanno recuperato la donna, l'hanno stesa a riva e hanno praticato tutte le possibili manovre di rianimazione nella speranza di salvare la vita alla bagnante. Nonostante i molti tentativi, per la 71enne non c'è stato nulla da fare se non decretarne il decesso. E torniamo ora sui fatti di cronaca di sangue che hanno caratterizzato la serata di mercoledì a Trieste. Parliamo adesso del caso di Piazza Perugino. Alle ore contate, l'aggressore straniero che ha coltellato un ragazzo 27enne di origine tunisina. La questura è sulle tracce del responsabile. Gli investigatori attendono di poter parlare anche con la vittima della violenza. Le condizioni del giovane, anche se gravi, sono in via di miglioramento. Vediamo allora il servizio. Si stringe il cerchio attorno al responsabile dell'accoltellamento del ragazzo originario della Tunisia avvenuto l'altra sera in piazza Perugino. Questione di ore, al massimo di qualche giorno. L'aggressore sarebbe già nel mirino della questura, ma vanno portati a termine gli ultimi accertamenti. Inoltre gli investigatori attendono di parlare con la vittima della violenza. Nonostante la gravità della ferita inferta all'addome, pare che le condizioni del 27enne siano in miglioramento. La questura attende di parlare con il giovane per sentire la sua versione e capire quanti fossero gli aggressori che lo hanno accerchiato quella sera. Sebbene le ferite provengano da una sola mano, non è esclusa l'implicazione di complici nell'episodio. Alcuni testimoni avrebbero visto fuggire tre ragazzi dal luogo dell'accoltellamento. Il grave fatto di cronaca era avvenuto alle 22 di mercoledì sera. Dopo le grida di dolore del 27enne tunisino, in pochi minuti la piazza pullulava di persone fra i militari dell'esercito, che hanno prestato il primo soccorso al ferito, e i residenti della zona. Poi l'arrivo dei medici del 118, che hanno stabilizzato il 27enne in barella e lo hanno caricato in ambulanza, facendo pressione sulla ferita del tunisino che, a causa dell'emorragia in corso, aveva perso moltissimo sangue. Nel mentre erano anche arrivate le volanti della Polizia di Stato e gli agenti si erano messi subito al lavoro studiando il punto dove si era sprigionata la violenza e raccogliendo le prime testimonianze. Dalle finestre altri residenti, scioccati, osservavano la scena. Ma Trieste è stata teatro di un'altra violenza nella stessa sera, quasi nello stesso orario praticamente, però non c'è stato, non ci sarebbe stato nessun accoltellamento. L'operaio triestino 48enne trovato l'altra sera in una pozza di sangue a San Giacomo si è ferito da solo cercando di entrare in un cantiere. È l'ipotesi che si sta facendo strada in merito ai fatti appunto di quella sera. Vediamo.
Ha spaccato la porta finestra dell'androna di un condominio di Via del Bosco 34 con un calcio, procurandosi un taglio profondo al polpaccio. Poi ha arrancato fino al marciapiede di Via San Giacomo in Monte al Civico 7 e si è accasciato al suolo, in una pozza di sangue, fino a quando è arrivato un infermiere fuori servizio a prestargli il primo soccorso. È questa l'ipotesi più probabile che stanno seguendo anche gli investigatori per far luce su quanto avvenuto mercoledì sera. Inizialmente Thomas, l'operaio edile 48enne, aveva raccontato di essere stato accerchiato e accoltellato da 6 operai serbi, un racconto che non regge in base alla ricostruzione degli investigatori. Infatti, secondo quanto appreso, tutto sarebbe partito proprio da quel cantiere interno del condominio di Via del Bosco. Anche qui sangue ovunque, nel punto dove il vetro è stato infranto con un calcio, macchie di sangue anche fuori dal condominio. Perché il 48enne avrebbe voluto entrare nel cantiere? Perché raccontare di essere stato aggredito da 6 persone? E perché chi sferra una coltellata dovrebbe avere come primo bersaglio un polpaccio? Tutti elementi che fanno dubitare del racconto, peraltro fornito in più versioni diverse, del 48enne. Di fatto, partendo da Via San Giacomo in Monte e seguendo a ritroso le macchie di sangue, si arriva proprio in Via del Bosco. Oltretutto, i proprietari di quel cantiere, una coppia di serbi, hanno presentato denuncia per un tentativo di furto. Il 48enne triestino ha cercato di rubare qualcosa da quel luogo di lavoro. Una volta rimasto ferito, ha quindi accusato 6 operai serbi di averlo accoltellato. È l'ipotesi che si sta facendo strada. Inoltre i carabinieri avevano trovato della cocaina nello zaino dell'uomo ferito, che era anche ubriaco. Il triestino quella sera era stato portato all'ospedale di Cattinara dopo aver perso 2 litri di sangue ed era stato sottoposto a un intervento di chirurgia vascolare. E rispetto ai fatti violenti che stanno caratterizzando in questo periodo Trieste, arriva anche la comunicazione di Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia. Facciamo fatica, con pochi uomini, le attuali leggi e la burocrazia, ad assolvere a tutto quello che è previsto. Si faccia nei prossimi tempi, la situazione certamente non migliorerà. Così in una nota il segretario Tamaro in merito a quanto accaduto a Trieste proprio mercoledì sera. Oggi chi delinque ha la certezza che non pagherà o quasi le sue malefatte. Prosegue Tamaro, e come spesso accade, gli stranieri che non conoscono le nostre leggi e le nostre regole, e nessuno si preoccupa di farle conoscere, non percepiscono il rischio di una pena, perché o non hanno nulla da perdere oppure la pena risulta del tutto inefficace. I rimpatri non avvengono spesso perché non praticabili, troppi anni di politiche garantiste e buoniste nei confronti di chi delinque piuttosto di chi subisce il torto. Le stesse forze politiche, conclude la nota del SAP, sono spesso particolarmente severe e attente a chi, come i tutori dell'ordine, sono chiamati a gestire la piazza, spesso ingessati e bloccati da queste stesse leggi. Ancora cronaca che racconta di una bambina inglese di 5 anni che è stata investita sulle strisce pedonali vicino al Molo T di Muggia. È successo ieri sera alle 21. La piccola turista si trovava insieme alla madre. Le due hanno iniziato ad attraversare la carreggiata quando un'auto ha urtato la piccola, colpendola sul viso con lo specchietto retrovisore e facendola cadere a terra. La bambina è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata all'ospedale infantile Burlo Garofalo per le cure per la piccola, un grosso ematoma in viso. Questa è la situazione, per fortuna le ferite non sono gravi. Restiamo a Muggia invece adesso. Una balenottera morta di 10 metri è stata rinvenuta sotto i pontili di Porto San Rocco. La segnalazione è partita da alcuni diportisti che da giorni avvertivano il fetore della carcassa sulle banchine del porticciolo muggesano. Era sul posto Marco Stabile. Ci sono volute oltre 2 ore di tempo per i sommozzatori dei vigili del fuoco e gli uomini a terra per liberare dalla murata di Porto San Rocco il lato destro da questa balena che è stata un po' il protagonista del pomeriggio qui a Muggia. Una balenottera tra i 9 e i 10 metri, evidentemente morta da giorni, pare almeno 7, in avanzato stato di decomposizione, e l'odore ovviamente della balenottera aveva messo in allarme le persone qui a Porto San Rocco, che avevano chiamato le autorità competenti. Un lungo lavoro qui in banchina, in acqua, con sistemi di pulegge e tiranti per riuscire a disincastrare il cetaceo pieno di gas che era incastrato sotto la banchina, che ovviamente è cava.
Possiamo solo che essere tristi, ovviamente, per il ritrovamento. Si tratta di un esemplare che è incastrato sotto la banchina di Porto San Rocco ed è stato segnalato dagli operatori di Porto San Rocco stamattina. In realtà l'odore arrivava già da qualche giorno, ma non si era riusciti a identificare l'origine. È una presenza comune, non comune? Diciamo non comunissima, ma comunque per esempio nel 2013 avevamo avuto due balenottere comuni proprio davanti a Piazza Unità, ne avevamo documentato la presenza, qualche anno prima all'inizio del 2000 c'erano stati altri esemplari, insomma diciamo che in Alto Adriatico, nel Golfo di Trieste magari non così frequentemente, ma in Alto Adriatico si vedono abbastanza spesso. Da noi in Golfo di Trieste con cadenza potremmo dire di qualche anno. Impegnativa e complessa l'operazione di recupero della carcassa della balenottera che a seguito dei gas provocati dal processo di putrefazione galleggiava sotto il pontile come un gigantesco palloncino. Ecco perché è stato necessario tirare l'animale con sistemi di pulegge verso il fondale marino per estrarlo. Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, Capitaneria, Polizia Locale hanno lavorato di squadra per risolvere l'impasse davanti a centinaia di curiosi. Poi la balenottera è stata rimorchiata all'altezza della diga Rizzo per essere ancorata e affondata sul posto anche con l'ausilio del rimorchiatore Borino. La balneazione nella zona di San Rocco, che è stata temporaneamente vietata dal sindaco di Muggia nel pomeriggio, sarà nuovamente possibile a partire da domani mattina. La lista civica Adesso Trieste attacca la giunta comunale per la gestione dell'accoglienza al campo scout di Camposacro. Il sistema fognario è al collasso con un serio problema di igiene, lamentano i consiglieri comunali che oggi hanno illustrato l'interrogazione che presenteranno all'esecutivo. Bernardo Gulotta. Il sistema fognario del campo scout di Camposacro, da tempo adibito a CAS, centro di accoglienza straordinario, è al collasso. Lo denuncia il gruppo di opposizione Adesso Trieste attraverso un'interrogazione a sindaco e giunta, dove vengono chiesti chiarimenti riguardo perizie strutturali, accorgimenti sul sistema fognario e il numero massimo di capienza che il luogo può sostenere, visto che nel tempo spesso la soglia stabilita è stata superata. La situazione è molto grave. Il campo scout, l'ex campo scout di Camposacro, non è adatto ad oggi per ospitare il numero di richiedenti asilo che era stato dichiarato nel momento in cui si è proceduto allo sgombero del silos. Questo perché la struttura non ha un sistema fognario, scarica direttamente tutti i liquami sul terreno, cosa che già in passato ha determinato e tuttora determina una situazione di grave compromissione sia ambientale sia igienico-sanitaria. Il problema è noto dall'ottobre del 2022, a seguito di un sopralluogo dell'azienda sanitaria che tramite PEC ha informato il Comune, la Caritas, l'AMIS e la Prefettura che dall'impianto fognario fuoriescono liquami che ristagnano a cielo aperto sul terreno circostante. La critica di Adesso Trieste riguarda i mancati e tempestivi accorgimenti manutentivi, anche a fronte del fatto che dallo sgombero del silos quel luogo si è ulteriormente affollato con i conseguenti problemi di igiene connessi, che intaccano anche il numero massimo di capienza consentita. Ciò nonostante si è proceduto con lo sgombero del silos, evidentemente per non dare modo di visitare quella situazione inaccettabile al presidente Mattarella e al Papa, ma ad oggi la struttura di Camposacro ospita un numero molto inferiore rispetto al previsto di richiedenti asilo, lo farà ancora per lungo tempo perché il Comune non ha ancora in mano nemmeno la progettazione preliminare necessaria per l'avvio dei lavori e nei fatti non c'è ad oggi una soluzione reale al problema dell'accoglienza a Trieste. Una possibile soluzione o alternativa è identificata dal gruppo civico nell'ex bazar della stazione, che potrebbe essere attrezzato come centro di accoglienza temporaneo di bassa soglia, proposta che però è stata fermamente stoppata dalla maggioranza. Ecco perché quindi la terza non perde l'occasione per un affondo politico verso l'esecutivo. È ora di smetterla con gli slogan, è ora di smetterla con questa politica che non risolve ma anzi crea ulteriori problemi. Serve un governo, un'amministrazione seria e credibile del problema e della situazione della migrazione a Trieste. La segnaletica orizzontale di via Raffineria è incompleta. L'assessore Michele Babuder stronca sul nascere il caos e la ridda di ipotesi generati sui social. Manca infatti lo spazio destinato ai parcheggi in linea. Umberto Bosazzi. Vicente, è un cantiere in fieri, la segnaletica orizzontale, quella verticale, sarà definita contestualmente a quelle che sono le disponibilità, quindi probabilmente anche in giornata della ditta incaricata.
L'assessore comunale alla pianificazione territoriale Michele Babuder non ci sta e così ribatte a chi vuole costruire un caso attorno alla segnaletica orizzontale apparsa in via Raffineria da Largo Sonnino all'incrocio con via Gambini. In realtà più di una perplessità è stata scatenata dall'indicazione della corsia che provvisoriamente appare esterna riservata ai pedoni, originando ride di ipotesi sui social ma anche una serie di interventi telefonici e via mail durante le puntate di ieri e quella odierna di Sveglia Trieste. La questione è presto risolta. Si sta lavorando per mettere i parcheggi, quindi anche lì, per cui recuperare i parcheggi che in molti si lamentavano aver perso, davvero non capisco il senso di fare della polemica. Peraltro dall'opposizione che chiedeva una corsia ciclabile lungo tutto Viale D'Annunzio eliminando i parcheggi, evidentemente hanno le idee poco chiare. Polemiche politiche a parte, la situazione che ultimati gli interventi si presenterà agli occhi degli automobilisti, dei pedoni e dei ciclisti sarà dunque la seguente: in direzione Piazza Garibaldi, sulla destra, marciapiede, pista ciclabile, corsia pedonale, posteggio in linea e in tal senso la corsia pedonale garantirà la sicurezza di chi scende dalle automobili. Un problema potrebbe essere rappresentato dal passaggio degli autobus che avrebbero poco spazio considerato che dall'altra parte rispetto a dove ci troviamo esistono gli stalli per gli scooter. In tal senso però Trieste Trasporti, contattata da Tele4, fa sapere che al momento non sono previste modifiche al percorso delle linee che transitano lungo via della raffineria. Ci fermiamo per alcuni minuti di pubblicità ma torniamo fra poco con altri servizi e notizie. State su Ripartiamo con questa notizia. L'intesa siglata ufficialmente oggi aumenterà la percezione della sicurezza per coloro che utilizzano il trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia, sia su ruota che su gomma, grazie alla presenza su treni e pullman di personale delle forze armate in divisa che potrà viaggiare gratuitamente su questi mezzi. Raggiungiamo così un obiettivo importante, favorendo al contempo negli spostamenti chi lavora al servizio delle istituzioni e della collettività. Sono le parole dell'assessore alle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Cristina Mirante, che oggi nella sede di Pordenone della Regione ha sottoscritto questo protocollo d'intesa che consente quindi la circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico locale, automobilistici, urbani, extraurbani e misti, e sui ferroviari regionali agli appartenenti delle forze armate in divisa, quindi ad appartenenti di esercito, marina militare e dell'aeronautica militare dislocati in tutto il Friuli Venezia Giulia. Crescita esponenziale dei passeggeri per l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, il Trieste Airport, che a fine anno potrebbe battere tutti i record storici. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Marco Stabile. 41% di passeggeri in più nei primi 7 mesi del 2024, un'impennata da record per Trieste Airport grazie soprattutto alle nuove rotte Ryanair prese letteralmente d'assalto per le vacanze estive dei residenti e come vettore utile per raggiungere il Friuli Venezia Giulia dall'estero. La proiezione sulla fine dell'anno parla al momento di 1.300.000 passeggeri, di questi 100.000 circa, l'8% del totale, sono i turisti che hanno usufruito della struttura per raggiungere gli imbarchi delle navi da crociera alla stazione marittima di Trieste. Nel 2023 i dati complessivi registravano un più 35% con 930.000 passeggeri complessivi. Il boost di crescita lo fa il low cost, spiega l'amministratore delegato Marco Consalvo, ma interessano anche le destinazioni che ancora non ci sono per le rispettive connessioni intercontinentali. Oltre a Roma e Francoforte si sta infatti lavorando per collegamenti su Parigi, De Gaulle e Londra, Gatwick. Sempre in relazione alle crociere, la competizione con il network molto esteso dell'aeroporto di Venezia, dove MSC e Costa stanno spingendo i propri clienti. Trieste però continua a crescere su tutti i fronti ed anche l'attrattività locale del territorio rappresenta ormai un plus. Innovation Hub, stabilimento produttivo di BAT Trieste, ha ottenuto da enti certificatori terzi gli attestati di Carbon Neutrality e Zero Waste to Landfill, riconoscimenti dell'impegno nel condurre operazioni industriali con una forte connotazione di rispetto per l'ambiente. La dichiarazione di Carbon Neutrality certificata dall'istituto Totum considera le emissioni di gas a effetto serra e lo stabilimento BAT di Trieste costruito per essere a zero emissioni di CO2, risultato raggiunto grazie
grazie al ricorso a energie rinnovabili e carbon credits, certificati che compensano quindi l'emissione di CO2 con progetti di sostenibilità ambientale come la riforestazione, che hanno l'obiettivo di assorbire i gas serra e le emissioni di anidride carbonica. Ora parliamo invece di sport, parliamo di Triestina, sarà la nostra punta centrale. In conferenza stampa mister Santoni ha parlato del nuovo acquisto dell'Unione, Marco Olivieri. Sentiamo le parole nel servizio. Marco Olivieri sarà la prima punta titolare della Triestina. A 25 anni di proprietà della Juventus, vanta anche una presenza in Champions League, ma da 3 anni gioca in prestito in Serie B. Empoli, Lecce e Perugia, dove ha giocato con D'Urso, le esperienze nelle stagioni precedenti, prima di approdare al Venezia, dove ha contribuito alla promozione in Serie A. In totale per lui fra i cadetti 109 presenze e 13 gol. Olivieri avrebbe accettato di scendere di categoria in cerca di un rilancio importante con l'Unione. Per lui in un primo tempo si pensava a un ruolo da esterno, ma in realtà mister Santoni ha chiarito che giocherà prima punta. No, io con Marco ci ho parlato, per me è la punta ideale, soprattutto per le partite come quelle con l'Arzignano, dove comunque giochi il 60% sulla metà campo avversaria e quindi ti serve un giocatore sia esplosivo in spazi brevissimi, perché non hai 50 metri come Epa per andare a calciare in tanti momenti della gara, e dove però ti serve anche qualcuno che sia in grado di venire fra le linee a legare e a mantenere il possesso palla. Dunque il prossimo avversario, la neopromossa Clodiense dell'ex mister alabardato Andreucci, che si proporrà in campo con il 4-3-3, partita su Tele4 domenica alle 21, e sarà caratterizzata dall'entusiasmo della matricola, ma anche dalla voglia di rivalsa dopo la sconfitta della scorsa settimana con il Lecco. Adesso non voglio che ogni partita ripetiamo che dovrà essere un esame di maturità, però dobbiamo comunque riconfermare quello che abbiamo fatto di bene l'ultima partita. Secondo me l'Union Clodiense è un altro avversario rispetto all'Arzignano, anche per questo entusiasmo me li aspetto un pelettino più coraggiosi. Quanto ai rientri in casa Unione, riveste un particolare peso quello dello svizzero kosovaro Vozza a centrocampo, l'uomo che dovrebbe formare la coppia titolare insieme a Correia, garantendo lì in mezzo quelle doti da regista che sono una delle cose di cui si è sentita la mancanza nel pur brillante esordio contro l'Arzignano. Non dico fondamentale, però ha una caratteristica che non hanno gli altri, che è una certa maturità tattica. È un giocatore che non ha più bisogno di crescere, è un giocatore che sa già chi è, c'ha già una sua personalità, per cui all'interno del gruppo lui è già oltre a quella fase, quindi pensa più nel spirito di squadra, non solo dal punto di vista spogliatoio, però anche dal punto di vista tattico. Per il quarto anno in carriera ed il secondo consecutivo a distanza di 10 stagioni della prima esperienza biancorossa, Francesco Candussi sarà un giocatore della Pallacanestro Trieste. Il reparto lunghi è così completato da un giocatore di grande esperienza che ha già un rapporto duraturo e saldo con la squadra e la città. Il centro, di origine friulana, che ha già calcato i parquet della Serie A con 3 squadre diverse, affronterà insieme a noi, scrive la società, la stagione 24-25, dopo essersi dimostrato un elemento fondamentale per la conquista della promozione e uno dei migliori in tutto il campionato nel suo ruolo. Sabato 7 settembre al Castello di San Giusto verrà ospitato l'evento Gin Gin, degustazioni e approfondimenti relativi al famoso distillato di Ginepro e le sue varianti che rappresentano ogni giorno la base di numerosi cocktail in tutto il mondo. Vediamo. Uno più cincina suon di gin. Non si tratta di una serata per così dire impegnativa nei luoghi della movida triestina, ma della prima edizione di Gin Gin, evento dedicato agli amanti del distillato del Ginepro, in programma sabato 7 settembre dalle 16 alle 22 al Castello di San Giusto, presentato oggi al Museo d'Arte Orientale di Trieste dall'assessore alla cultura Giorgio Rossi. Dopo Trieste Estate, che ha avuto un successo straordinario, dopo tutta una serie di eventi, rappresentazioni storiche, la mostra dell'università, i 100 anni, e quest'anno abbiamo fatto la seconda tappa di quello che sono 4 tappe dedicate così al gusto dei vini e delle altre cose. Abbiamo fatto un mese e mezzo fa Amber Wine, appunto i vini ambrati, oggi facciamo Gin Gin, che è dedicato al gin,
E poi fra un mese passeremo alla birra, ci sono i produttori di birra che vogliono presentarsi e alla fine rappresentanti del Prosecco. 18 i produttori di gin artigianale provenienti dalla regione e dai territori circostanti pronti a presentare i loro distillati a un pubblico di appassionati ed esperti per un'esperienza di degustazione che si preannuncia unica. Dopo le diverse edizioni di Amber Wine Festival, Gin Gin si inserisce come secondo appuntamento del progetto enogastronomico Il San Giusto del Gusto 2024, a cura di Forever NTS e del Comune di Trieste. Si tratta di un alcolico che indubbiamente non è magari la portata di tutti, ma se poi abbinato ad altre essenze può essere certamente una di quelle che sono anche le più usate dei cocktail, il gin tonic. Quindi il Castello di San Giusto e vuole fare un passo in avanti, quindi soprattutto per quelli che sono eventi anche collaterali. Abbiamo la presentazione di molti matrimoni, ad esempio di eventi, di cene di gala. Questo è il taglio che noi vogliamo dare, un castello un po' delle meraviglie. Prezzo del biglietto 25 euro, comprensivo di accesso all'evento e della visita al Castello di San Giusto. È tutto dal telegiornale di Tele4 di questa sera, grazie per averci seguito, fra poco l'approfondimento è venerdì, quindi torna Andrea Blau nei nostri studi, buon proseguimento di serata. Buonasera, buonasera e ben trovati all'approfondimento che segue il TG di Tele4. Con noi c'è Andrea Blau che torna nei nostri studi. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera Gianluca, come al solito saluto tutti gli amici da casa e auguro una buona cena per chi ancora sta cenando o deve cenare. Esatto, esatto, cosa che non ho ancora fatto io, tra l'altro. Nemmeno io, non so neanche se lo farò te, più. Quindi. Posso ringraziare un po' di persone che mi hanno salutato e che dicono che seguono, cioè, questo angolino. Cioè, prendi l'iniziativa, vuoi che mi tolga il microfono e non iniziare adesso volta a fare permaloso. Grazie a tutti gli amici di Tele4. Ok, grazie agli amici. Sarò brevissimo, così corriamo anche dopo. Non volevo essere un despota. Allora, parliamo di lavoro, stress correlato al lavoro, il deterioramento del mondo del lavoro, e Andrea Blau ne sa qualcosa, e tu ci hai portato, Andrea, diverso materiale per analizzare un po' la situazione che si sta vivendo in questo momento, giusto? L'altro Andrea Blau ne sa qualcosa, questo poco. Cioè, non sei qua poco come sindacalista? No, assolutamente no. Ti pregherei di far vedere, per invogliare le persone a casa a guardarci fino alla fine, ti farei vedere la slide che però mostreremo, racconterò dopo. Indicatori di stress lavoro correlato. Sì, faremo velocemente con i tempi che ci sono, cercherò di fare un giochetto con le persone scheletro, che lavorano. Uno scheletro. Ecco, notate lo scheletro, dopo lo riprendiamo, tutto qua. Va bene, va bene. È una cosa seria, ma ci ho giocato un po' su con lo stile, insomma, di questo angolino. Prego Andrea, quali sono i dati che ci hai fornito? Sì, quando ci sono numeri, è un po' di numeri, insomma, cerco di aiutarmi con le note. Sono usciti gli indicatori della malattia, i dati sono IMSS 2024 per il primo e secondo trimestre del 2024. Io ho dato un'occhiata a questi dati, credo che nei prossimi giorni si sentirà parlare o penso ne scriveranno sui quotidiani nazionali per quello che è il dato che ne è emerso. Un dato che forse ha colpito di più è l'incremento della malattia, ma un incremento della malattia, o meglio, i certificati, il numero di certificati medici che sono stati inviati all'INPS. Certificati medici di lavoratori che sono, io ho unito tutti e due i settori, pubblico e privato, non abbiamo abbastanza tempo per affrontare nel dettaglio, tanto nel dettaglio, anche se meriterebbe questi numeri, però si evidenzia in questi numeri il fatto che ci si ammala di più sul posto di lavoro. Nel privato e nel pubblico i numeri dei certificati medici inviati sono di più. Ribadisco,
C'è un... Aspetta, vediamo se ho indovinato la slide. Proviamo a mandare questa slide. Che... No, perché io sono cisto su ste robe. No, ok, da qua potremmo iniziare a ragionare. Ok. Questo è il dato dell'INPS. Ho sbagliato. No, assolutamente no. Ah, ok. No, bravissimo. Se ci fosse il pubblico chiederei un applauso per Gianluca Paladin, ma non c'è. A casa, se avete piacere, grazie Andrea. Apprezzate l'intervento di Gianluca. Allora, il dato racconta che nel primo trimestre 2023 e nel primo trimestre 2024 abbiamo un aumento... nel primo 2023 c'è una riduzione, sto vedendo bene, sì, da 9 milioni di certificati a 8 milioni e 7 di certificazioni con il primo trimestre. Ma questo perché non ho considerato, e dopo lo vedremo, perché il primo trimestre è quello forse viziato da eventi atmosferici, o meglio, la contingenza della stagione. Quindi guardiamo un periodo un po' più avanti, che è quello sotto, che è relativo al secondo e terzo trimestre. Qua si vede che abbiamo un dato di 6.422.156 invii di certificazioni, sale a 6.958, con un aumento dell'8,3% totale. Questo dato a me è venuto all'occhio, è stato all'occhio e mi ha preoccupato, perché racconta di una situazione di malessere che può andare sia da malattia cronica, sia dall'evento breve, oppure da eventi che nascono a causa dell'ambiente lavorativo, ma questo lo vedremo alla fine. L'altro dato che poi ho voluto incominciare a guardare, lasciamo stare nord, centro, sud, perché ci sarebbe da fare delle premesse, delle D'accordo. Precisazioni nella valutazione di quei dati, abbiamo il genere, okay. Maschi e femmine. Abbiamo un incremento del 7,4% sui maschi e del 9,3%. Donne, quindi, ne abbiamo già parlato, anzi una delle puntate che abbiamo dedicato in occasione della festa della donna, l'avevamo titolata Non dimentichiamoci mai di loro, noi riprendiamo ogni tanto la questione delle donne. Il genere femminile è, come vediamo dai dati... Ci si ammala di più, insomma. Ci si ammala di più. Ok. Poi abbiamo una questione di età, che forse è quella che credo verrà fatta emergere dai giornali, se ne avranno voglia di verificarla, di approfondirla. Allora, c'è il titolo in mezzo, ma vedremo di leggere anche noi. Fino a 29 anni e poi da 30 a 49 anni, da 50 e oltre. Ok. Guardiamo, allora, è normale che ci sia un dato alto nell'età più avanzate, quindi oltre la fascia di età, ti chiedo di andare di nuovo a sinistra un poco, ok, sopra i 50 anni è ovvio che ci sia ci si ammala di più, però sì. Il dato è da confrontare su parità di fattore, quindi fino a 29 anni, i ragazzi si ammalano di più. Quando ho visto questo dato, visto che parliamo spesso di giovani, ho voluto capire se c'era qualcuno che già aveva incominciato ad analizzare questo dato. C'è un'azienda che si focalizza su quello che sono le analisi di gestione delle aziende, sulla gestione delle risorse umane, che di fatto ha interpretato questo dato come un dato di adeguamento dei giovani alla qualità di vita, in risposta invece alle esigenze lavorative. Mi spiego. I giovani non hanno voglia, o istintivamente, non è un capriccio, non è un non voler lavorare, ma non hanno voglia, hanno l'esigenza di vivere meglio rispetto a quelli che sono i genitori. Probabilmente perché da sempre in casa hanno sentito parlare mai male, non mi danno il permesso per andare, non so, a rinnovare la patente o quel documento, ho chiesto ferie e me le hanno fatte saltare, insomma tutti questi stati d'animo negativi che sono stati assorbiti dal bambino, dal figlio, fino a quando era in età adolescenziale, poi quando si è approcciato al mondo del lavoro ha incominciato a vedere che effettivamente non erano soltanto degli sfoghi dei genitori, ma effettivamente il mondo del lavoro non è così leggero. Quindi la reazione è, quando non mi sento bene perché il lavoro mi sta facendo stancare, mi facendo star male, reagisco con... un evento morboso, non perché è un invio mendace, cioè non è una dichiarazione di falso, si sta parlando di medici che valutano le persone che hanno meno di 29 anni, che dicono queste persone non stanno bene, hanno dei problemi, io gli do malattia.
che parliamo anche di eventi morbosi brevi, potrebbero andare dai 3 ai 7 giorni, alle due settimane. Quindi c'è un malessere che nei giovani si traduce in un evento di malattia. Poi ho detto, dimmi se sto andando troppo veloce o perché siamo sempre in lotta col cronometro e questa volta i dati sono delicati. Abbondanti. Bene, allora rallento anche un po'. I dati mi hanno incuriosito e ho detto, ma se questa crescita addirittura del 10%, anzi chiedo scusa, 13% nei ragazzi fino ai 29 anni è cresciuta così in maniera importante, tenendo conto dell'anno precedente, a parità di periodo, cosa è successo negli ultimi anni prima del Covid? Perché poi la linea, no, di demarcazione del vecchio nuovo mondo, per usare un termine così, è quella dal pre-Covid al post-Covid. E allora sono andato a vedere i dati dell'INPS per quello che riguarda gli anni precedenti. Sono partito un po' più lungo, nel senso ho cominciato a dare un'occhiata a quello che sono i dati del 2018, andando a fare una verifica sui dati per le persone fino ai 24 anni, donne e poi un totale. Adesso possiamo vedere quello che è il problema delle donne. Comparazione il numero di certificati medici nelle donne. Nel 2018 il numero di certificazioni per malattia era 2.235.000, sì, là in euro, vabbè, perdonatemi, ho dimenticato di cambiare la valuta, chiedo scusa, non è chiaramente euro, ma è numero di certificati medici. Okay. Nel 2019 sono saliti a 2.376.000, ma andiamo a vedere il 2023-2024, c'è stata un'esplosione incredibile. Eh sì. Stiamo parlando di 3.516.908 certificazioni mediche nel 2024, che di fatto ha un aumento percentuale che è importante. Dopo vedremo di quanto è salito. Se le donne hanno avuto questa esplosione, andiamo a vedere per esempio quello che è la situazione di fino a 24 anni. Allora andiamo a vedere, sì. Abbiate pazienza. No, sono io che vado. Fino a 29 anni, sì, chiedo scusa. Quindi questi dati mostrano come c'è un deterioramento dell'ambiente lavorativo, non solo, per carità, perché sarebbe strumentale dire questo, la malattia è aumentata. Lì dentro c'è anche un malessere lavorativo e uso questi termini perché dopo vi farò vedere cosa sta succedendo nel mondo del lavoro. Nel numero di certificazioni per malattia fino a 29 anni abbiamo nel 2018 446.579 certificazioni mediche. Vedete la differenza importante. Nei due dati sicuramente c'è una influenza del sesso femminile, quindi qua fino a 29 anni non è che non ci sono donne fino a 29 anni, quindi parte di quei numeri sono qua dentro e viceversa. Però per fare una distinzione soprattutto per età, vediamo che dal 2018 al 2019 c'è stato un incremento, saltiamo il periodo Covid che è viziato, arriviamo al 2023 con 907.510 certificazioni. Cioè siamo quasi un raddoppio, sì, che si concretizza di fatto nel 2024. Nel 2024, e sono i numeri di partenza che mi hanno incuriosito, che sono gli ultimi numeri in confronto con il 2023, abbiamo 1.027.755 certificazioni di malattia per lavoratori fino a 29 anni. Direi che è un dato da valutare, questa da considerare. Questa torta, questo grafico racconta quello che avevi spiegato prima attraverso la griglia, dove esatto, appunto questa impennata per le persone fino a 29 anni, impennata che c'è stata per tutte le categorie, però sì, questa vede una marcazione decisamente più ampia, insomma. Sì, ho scelto, allora, a parte che l'altra categoria sarebbe quella degli uomini, dove c'è comunque un aumento, ho ritenuto di prendere in considerazione le due categorie che sono più in analisi in questo periodo perché sono quelle più soggette ai cambiamenti della società e del mondo del lavoro. I giovani, che vengono definiti quelli che non hanno voglia di lavorare, e in alcuni casi, per mia scelta, ma per testimonianze che ho raccolto, è vero, qualcuno non ha voglia di lavorare, ma credo che anche nella fascia degli oltre 50 anni ci sia questo problema. Beh, però certo, a parte sì, gli scherzi, ecco, i settori delle donne
e le fasce di donne under 29 anni sono dei soggetti in questo momento delicati da attenzionare. Perché? Perché, lo abbiamo già detto più volte, il mondo sta correndo, sta cambiando e forse sta lasciando indietro alcune situazioni che si traducono in questo caso in malattie. Per carità, ribadisco, là dentro ci sono anche malattie al raffreddore, il mal di testa, il mal di schiena, la storta, ci sono tante cose, ma la crescita contestuale nel periodo dove dovrebbero esserci meno malattie, perché la stagionalità è diversa da dicembre e i mesi più freddi, e la questione del lavoro, la perdita di posti di lavoro, le dimissioni, insomma c'è una confluenza di un messaggio che dice c'è qualcosa che non sta andando. Quindi secondo me è un dato che deve essere assolutamente attenzionato. Se poi andiamo a vedere il totale, non come abbiamo fatto prima sul dato 23-24, ma come ho fatto prima dal 2018, dove il numero di certificazioni totali era 4.224.346 per settore pubblico e privato, attenzione, il totale, apro piccola parentesi, il settore pubblico è un numero di certificazioni molto inferiore rispetto a quello del settore privato. Nel 2019 abbiamo una crescita che va a 4.596.944 certificazioni. E poi saltiamo il Covid e entriamo, appunto, come ho detto prima, in una sorta di nuovo mondo. Abbiamo 6.422.156 certificazioni e poi 6.958.183 certificazioni. Questi sono i numeri per il secondo trimestre. Quindi scartiamo il primo, che potrebbe essere quello che ci lascia ad analisi più stagionali, quindi la malattia, l'influenza normale, ad un dato che potrebbe essere invece influenzato da quello che è uno stato di lavorativo peggiorato, deteriorato. Secondo me questi sono dati comunque preoccupanti. Credo che non ci sia un problema di cagionevolezza. Bisogna capire il perché. Assolutamente sì, io ho una mia idea, ce l'ho, ma quell'Andrea non c'è stasera, per cui lo lasciamo a casa, il sindacalista non c'è. Io credo che questi dati stiano, e sono dati dell'INPS, ribadisco, sono un campanello d'allarme per altre cose che abbiamo già detto. È una situazione che sta peggiorando, le persone stanno peggio. Questo ne risente in termini anche di equilibrio l'economia, la produttività delle aziende. Qua potremmo fare anche un'altra trasmissione dedicando una puntata, dedicando un'analisi del perché le aziende in Italia non hanno una produttività pari a quelle che sono le altre aziende dell'Europa o degli Stati Uniti. Due minuti, okay. Allora. Andiamo velocemente, prima di andare allo scheletro, al dato del secondo trimestre, così come peggioramenti generali. Quello che sono i dati che abbiamo visto fino adesso, li possiamo riassumere quindi così. Gli aumenti in percentuale dal 2018 al 2024, saltando il Covid, vedono un aumento del 64% delle donne, indicato col colore viola, 43% delle persone, donne e uomini, fino ai 29 anni, in colore blu, e in colore verde il 62%, che raffigura il totale. Quindi dal 2018 al 2024, questi sono gli incrementi degli eventi di malattia, dei certificati medici. Sono numeri che io ritengo impressionanti e che devono far preoccupare. L'analisi poi la faccio fare un po' a voi. Adesso questo che vi farò, che faremo vedere, è un po' non è un gioco, perché anche questo è preso da un questionario INAIL, non mi sono inventato io. Torniamo d'accordo. Andiamo alla slide, chiedo scusa, sto facendo correre Gianluca Paladini. Quella dello scheletrino. Il nostro scheletro. Esatto, come vedete è la foto che simula un scheletro su una tastiera sul lavoro. Allora, per aiutarti a leggere io farò uno zoom. Perfetto. Anche per il telespettatore. Questo sì, è una cosa per chi ci sta ascoltando a casa, magari si riguarda anche la replica, per giocare un poco anche con il nipotino che sta incominciando a lavorare o con la persona che non ha seguito la trasmissione ma che ha problemi sul lavoro. Indicatore di stress lavoro correlato, qua potete, rispondendo da soli, potete vedere quello che potrebbe essere un fattore di stress lavoro correlato, quindi una situazione malsana sul posto di lavoro, rispondendo a queste domande. Ho chiaro cosa ci si aspetta da me sul lavoro? Mai, raramente, qualche volta, spesso. Ho messo due volte spesso, chiedo scusa, vabbè. Saltiamo l'ultima colonna, che nella fretta ho sbagliato, ecco. Ma va benissimo così. Mai, raramente, qualche volta, spesso. Allora, se ho chiaro cosa si si aspetta da me, mai
è una situazione di stress. Se invece ho chiaro cosa si aspetta da me, spesso sono in un posto di lavoro ideale. Poi posso decidere quando fare una pausa, mai o spesso. Ecco, saltiamo tra i due criteri, tra i due range. Se io non posso mai decidere quando fare una pausa, o raramente sono in una condizione non ottimale di lavoro. Se invece spesso posso decidere del mio tempo anche sul lavoro, sono in condizione ideale. Ho scadenze temporali impossibili da rispettare, devo trascurare alcuni compiti perché ho troppo da fare, ricevo pressioni per lavorare oltre l'orario. Questi li possiamo mettere insieme. È suonata la sveglia, non devo prendere la pastiglia, ma abbiamo finito il tempo. Giocate su queste domande, se vi ritrovate in queste risposte, anzi vi ritroverete sicuramente in queste risposte, secondo me un passaggio per verificare se avete una situazione di stesso lavoro correlato va fatta. Bene, ho messo la sveglia questa volta, Andrea, l'avevo fatto altre volte, ma questa volta ha squillato, ha squillato anche per me, perché tanto, anzi, si stanno già arrabbiando nei palinsesti, secondo me. Sì, chiedo scusa. Sì, 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 soprattutto perché io sto continuando a parlare nonostante bisogna andare in pubblicità. Grazie ad Andrea Blau. Grazie a voi, grazie a Gianluca per le corse, grazie a voi a casa per seguirci. Ciao. E buona serata a tutti quanti.